Quello che possiamo, quale indirizzo generale, l'abbiamo già anticipato, lo ha detto la ministra Azzolina e lo confermo anch'io. È chiaro che per quanto riguarda la sospensione delle attività didattiche, proseguirà. Sapete che adesso il termine è il 3 aprile, ma ragionalmente, per quello che più o meno abbiamo potuto valutare in anticipo, non c'è una prospettiva di ritornare alle attività didattiche ordinarie, a scuola o all'università. Questo lo possiamo già anticipare. Per quanto riguarda invece la sospensione delle attività produttive, quelle ovviamente che abbiamo individuato come non essenziali, è una misura che allo stato, diciamo, non sappiamo ancora, è ancora troppo presto.